Anche quest'anno la città metropolitana di Torino è presente al Salone Internazionale del Libro nello spazio al Padiglione 1. E il primo dibattito ha visto protagonista la città di Moncalieri, in particolare l'Associazione degli Amici del Castello e del Parco di Moncalieri, insieme con due libri. Sì, allora sono due pubblicazioni a cui teniamo molto, una dedicata per l'appunto al Castello Reale, che è diciamo la nostra casa adottiva, e una invece dedicata al Collegio Carlo Alberto, che è un'altra importante istituzione della città a cui sentivamo ecco, di dover dedicare la nostra seconda pubblicazione. Siete autori di queste due pubblicazioni, però siete anche diciamo una coppia artistica conosciuta come The Storytellers, che tenta appunto di raccontare le residenze sabaude in una maniera diciamo più moderna e innovativa. Sì, è un progetto, quello degli Storytellers, che abbiamo avviato sostanzialmente durante il Covid. Abbiamo cominciato nel 19, ma poi il Covid ci ha permesso di dare una spinta in più al progetto. Cerchiamo di raccontare la storia in generale, ecco perché degli Storytellers, ma poi ci concentriamo su Torino, sul Piemonte, ci piace parlare di storia sabauda, delle residenze sabaude, ed ecco perché appunto questo progetto è approdato anche all'interno di queste residenze per cercare di dare una testimonianza, un diciamo un modo diverso di raccontarle.